Amici di Sporlegnano, buongiorno. Siamo sempre più vicini all'appuntamento del ballottaggio del prossimo weekend che vedrà i legnanesi decidere fra il candidato del centro-sinistra Lorenzo Radice e quello del centro-destra Carolina Toia. Qui con noi abbiamo uno dei due candidati, cioè Lorenzo Radice, che ringraziamo. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio e buona vita. La prima domanda è completamente senza foglio, quindi, cosa hai fatto a livello sportivo nella tua vita fino adesso? Partiamo da quando ero più ragazzino, che c'è un po' più onore. Ho giocato a pallacanestro qui a Legnano, a Pallacanestro Legnano, oggi Knights. E poi dopo ho arbitrato per un po' di anni. Sono arrivato fino al limite, stavo per entrare nella Serie C, e poi dopo lo studio mi ha allontanato un po'. E poi da più grandicello ho ripreso a fare sport, ma a livello proprio così, diciamo, per tenermi un po' in forma, running e soprattutto nuoto. Perfetto, benissimo. Vabbè, quindi abbiamo due candidati che hanno fatto tanto sport. Questo fa più sicuramente piacere e farà sicuramente piacere anche ai lettori del nostro giornale. Ecco, proprio di sport parleremo in questa intervista e cominciamo con le eccellenze sportive che sono presenti nel nostro territorio, eccellenze a livello nazionale e internazionale, che però, dobbiamo dirlo in verità, sono state fino adesso abbastanza poco valorizzate. La prossima amministrazione comunale, che cosa potrebbe fare per rendere giustizia a queste società storiche e al loro livello? Ma credo che il tema qui sia soprattutto un tema di organizzazione di eventi. Credo che Legnano abbia bisogno di rimettere lo sport al centro di investimenti, e magari ne parleremo, ma anche proprio di investimenti in termini di pensiero e di iniziative che diano giustizia allo sport, al movimento sportivo legnanese, in particolare anche valorizzando quelle realtà che più portano il nome di Legnano in Italia, in alcuni casi nel mondo. Per cui una delle idee che noi abbiamo in campo culturale, ma diciamo degli eventi, è proprio quella di organizzare le settimane. Per esempio, passare dalla festa dello sport alla settimana dello sport, in cui si possano valorizzare con tutta una serie di eventi correlati all'attività sportiva, tutta una serie di iniziative per far vivere la città e richiamare da tutto l'Alto Milanese, da tutta la Lombardia, eventi, campioni, attività, anche cultura e, perché no, anche momenti di socialità, ma anche momenti che producano benessere e che permettono di portare il nome dello sport in giro per l'Italia. Abbiamo delle eccellenze oggi e le abbiamo avute in passato. Una su tutte, pensiamo al marchio famoso della bicicletta Legnano, che potrebbe essere ripreso, ma pensiamo alle società che oggi portano con la spada o con i canestri o con tante altre cose che possiamo dire il nome di Legnano in giro per l'Italia. Questa è una domanda che in un certo senso può anche andare bene nella location che abbiamo scelto per questa intervista. E parliamo delle aree verdi, quindi siamo in una centralissima, siamo nel Parco Falcone Borsellino di Legnano. Però se andiamo a vedere i comuni vicini a noi, anche molto più piccoli di noi, e nelle loro aree verdi troviamo delle strutture che a noi mancano. Se pensiamo al Parco Castello, al Percorso Vita praticamente abbandonato, o se pensiamo allo skate park, al Parco dell'Amicizia che praticamente è in rovina, cioè, direi che c'è davvero molto, ma molto da lavorare. Ecco, cosa si può ipotizzare da parte vostra per interventi, anche con investimenti pubblici, ma anche con investimenti privati, per valorizzare questi spazi, per creare delle vere e proprie palestre a cielo aperto? Allora, parto con una battuta. Il percorso vita che citavate, io mi ricordo ancora quando mio papà, avevo 6-7 anni, mi portò all'inaugurazione di quel percorso vita. Per questo io ne ho 39, fate i conti di quanti anni sono passati. Da allora veramente troppo poco è stato fatto. Lo sport a Legnano è fermo agli anni 80, questo purtroppo in termini di investimenti. E questo davvero lo vediamo sulle piccole e sulle grandi cose. Cosa si può fare? Allora, un progetto che noi abbiamo messo in programma è quello dei parchi gioco inclusivi. Il parco inclusivo significa non solo il parco per le persone portatori di disabilità o che hanno altri problemi, pensiamo ai senior park che si fanno per gli anziani in alcuni paesi, ma vuol dire proprio intanto censire i 30 circa parchi che abbiamo a Legnano e cercare di dargli una loro connotazione, una loro fisionomia. Facendo questo si può anche andare in una logica di parchi che vengano dedicati ad alcune tematiche sportive. Qui appunto, come dicevate, abbiamo un esempio, un tentativo di far partire un parco che poteva essere connotato su alcuni sport è stato progettato purtroppo molto male ai tempi e oggi di fatto viene utilizzato al contrario di quello che dovrebbe essere utilizzato, per cui si gioca a calcio, si gioca a basket, non si usano i campi. Allora, bisogna ripartire nel cambiare la progettazione e fare in modo che ogni parchetto possa ospitare una comunità,
una comunità di sportivi, e poi su 30 parchi noi avremo la possibilità di fare più parchi per il basket, più parchi per lo skate. Nel viaggio in questi mesi per la città mi è capitato di incontrare dei ragazzi che mi hanno proprio detto sullo skate: se tu sarai sindaco, daccelo a noi e noi lo gestiremo, lo manuterremo con te. Allora, questo è un altro punto importante. Cosa si può fare? Coinvolgere i privati, sì, coinvolgere anche i cittadini nella manutenzione, perché questi ragazzi che stanno giocando devono sentire che quel bene è loro e noi dobbiamo riuscire a coinvolgerli dandogli anche gli strumenti per manutenerlo. Ultimo e non per ultimo, me l'hanno chiesto invece i bambini al di là dell'Olona prima, coinvolgere i privati attraverso ad esempio l'installazione di piccoli chioschi, di piccoli bar all'aperto, chiedendogli in cambio ad esempio l'installazione di attività, piccole palestre all'aperto o piccole strutture sportive che possono poi essere anche da loro manutenute. In cambio, appunto, al posto di onere di urbanizzazione, cose di questo genere, si crea una collaborazione fra pubblico e privato e fra pubblico e cittadinanza. Questo è quello che dobbiamo fare per ridare vita ai nostri parchi, che sono meravigliosi, sono tanti e sono diffusi. Questo significherà portare lo sport in ogni angolo della città. Passiamo adesso a un'altra questione abbastanza sentita, visto l'alto numero di società che gravitano intorno alla nostra città e il grandissimo numero di ragazzini anche che giocano a pallone, dai primi calci fino agli juniores, che ragazzini non sono, ma sono davvero ancora comunque tanti gli appassionati, tanti i giocatori di questo bellissimo sport. Il problema è qua a Legnano la grande carenza di spazi, i campi sono pochi e spesso non sono in buone condizioni, ce ne vengono in mente un paio, quello dell'Amicizia 11 o Pino Cozzi conciato come un campo di patate. Anche Giovanni Mari non sta benissimo, se dobbiamo essere sinceri. In molti, soprattutto quelli delle società sportive, chiedono la realizzazione di campi in sintetico. Cosa si può promettere e cosa invece assolutamente no, secondo te? Allora, si può promettere, l'abbiamo messo nel nostro programma e lo faremo, il fatto che proprio le strutture per lo sport, diciamo così, di base, soprattutto calcio e i campi polivalenti, pallacanestro, pallavolo, eccetera, eccetera, al coperto, in questa città mancano. Possiamo dirla come vogliamo, possiamo girare la frittata da un lato o dall'altro, ma il problema resta, mancano i campi. Noi nel nostro mandato vogliamo riuscire a trovare le modalità da soli o con dei partenariati pubblici tra pubblico e privato per realizzare almeno due campi di calcio nuovi e due, diciamo, palestrine coperte, evidentemente nuove. Questo lo faremo soprattutto valorizzando gli investimenti che andremo a fare nei quartieri, in particolare nei quartieri periferici, con quelli che abbiamo chiamato i centri civici, quindi centri nei quali, oltre a degli spazi per aggregazione, per le associazioni, eccetera, servizi per il quartiere, andremo a mettere proprio degli spazi sportivi, campi da calcio e campi in particolare da basket, pallavolo e tutti gli altri sport che si fanno al coperto. Sintetico o non sintetico, che è l'altro pezzo della domanda, io qui non dico niente, nel senso che una delle cose che noi abbiamo detto e ripeteremo ancora e faremo è quello che di cambiare l'approccio alla progettazione. La progettazione non deve essere fatta in maniera autoreferenziale da un ufficio, da un'amministrazione che si chiude e progetta. Abbiamo già visto troppi esempi, anche in alcuni campi che ho appena citato, di campi progettati di progetti che sono stati poi attuati male perché non si è ascoltato bene l'utente. Allora noi dobbiamo partire dall'utente, da chi usa queste strutture, e capire con loro se è prioritario il sintetico, non il sintetico, se come farlo o non farlo, perché si progetta a partire dall'utente. Questa è una regola fondamentale della progettazione che dobbiamo un po' invertire e ribaltare per rendere, diciamo, efficiente l'investimento che andremo a fare. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Carolina oggi. Tu ascolti musica? Sì, non tantissima nell'ultimo anno e mezzo, ma sì, di solito sì. E ti piacerebbe se ci fosse un posto a Legnano dove poter eventualmente sentire dei concerti? Cioè, la sto prendendo lunga, ma in verità stiamo parlando del palazzetto dello sport o del centro, o chiamiamolo centro polisportivo. Resterà soltanto un sogno o c'è davvero una possibilità, secondo te, di vederlo quanto prima? È chiaro che mi piacerebbe rispondere sì, in tutta onestà sì, perché Legnano potrebbe sicuramente fregiarsi di questa cosa. Bisogna però anche essere realisti. La situazione dello sport legnanese è grave, non voglio usare aggettivi esagerati, dire drammatica, anche se probabilmente lo si potrebbe dire. Oggi gli investimenti, io penso, e ascoltando le società sportive legnanesi di ogni ordine grado, grandi, piccole, storiche, meno storiche, oggi io credo che la priorità sia da dare agli investimenti basilari per far ripartire lo sport, quello che si diceva anche prima, dare più campi e rimettere in ordine, rimettere a nuovo i campi, le strutture in generale che ci sono, e quelle che mancano cercare di adeguarle e di moltiplicarle.
Dopodiché il palazzetto dello sport potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Oggi credo che dedicarsi al palazzetto dello sport rischierebbe di invertire l'ordine dell'addizione e di non arrivare alla fine dell'addizione, cioè rischiamo di avere la ciliegina senza avere la torta. Detto ciò, io non lo escludo, perché il palazzetto dello sport potrebbe essere effettivamente qualcosa che, nella logica dei partenariati pubblico-privati che stiamo promuovendo, perché il comune da solo, possiamo dircela come vogliamo, ma il comune da solo sullo sport non ce la potrà fare, avrà bisogno dei privati, avrà bisogno di investimenti anche importanti. Dovremo sederci al tavolo con le società, con investitori che avranno voglia di investire sullo sport, ad esempio anche su impianti che abbiamo sentito citare prima, perché o questa cosa della situazione drammatica in cui versano gli impianti sportivi l'affrontiamo insieme o non ne usciamo. Palazzetto dello sport, oggi credo che la priorità potrebbe essere quella di provare a migliorare e risolvere le problematiche che ci sono sul palazzetto attuale, anche se non è diciamo formalmente a Legnano, però di fatto è sul confine, e oggi probabilmente ci permetterebbe di traguardare un periodo di tempo da qui a 5 anni nel quale fare invece anni da usare per fare gli investimenti che dicevo prima. Bene, siamo un po' in discesa, no? siamo verso la fine di questa intervista, ma ci siamo tenuti due domandine un po' pesantine sul finale. Una è quella che riguarda la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi. Come più volte è stato ricordato da chi lo sport lo fa e gli impianti li gestisce, oggi diventa complicato anche cambiare una lampadina, nel senso che non si riesce mai a capire bene dall'altra parte chi sia la controparte, tra le associazioni e società sportive, l'ufficio sport, AMGA Sport, Europia, la lampadina più delle volte o te la cambi o resta bruciata. Questo è un problema sicuramente da risolvere. La nascita anche del Comitato per lo Sport di Legnano ha voluto essere un po' una spinta anche proprio per cercare di andare in questa direzione. Come contate di affrontare e possibilmente, anzi assolutamente, a risolvere questa situazione che sta diventando davvero molto gravosa? Intanto non continuando a rimuovere il problema, questo è il primo pezzo, per cui il problema c'è, bisogna riconoscerlo, è una diagnosi che tutte le società, grandi, piccole, nuove, vecchie, antiche, tutte ci hanno restituito in questi mesi di campagna elettorale, quindi il problema va preso in mano e va affrontato. Come? Intanto bisogna aumentare la base di conoscenza, perché oggi le informazioni sono proprio frammentate in questo triangolo delle Bermuda fra comune, società sportive e diciamo società che si occupa della gestione, della manutenzione, della custodia. Non si capisce più appunto il chi fa cosa e quali sono le informazioni, si fa veramente fatica a farle girare. Quindi conoscenza. Il secondo punto sarà assolutamente quello della semplificazione del modello, semplificazione che deve passare sia rivedendo il rapporto tra appunto questi tre attori che abbiamo citato, comune, società sportive, Europia, AMGA Europia, diciamo parliamo soprattutto di questo, e poi oltre che diciamo semplificare, anche andare in una logica sussidiaria. Cosa voglio dire? La logica sussidiaria vuol dire parlare, ragionare insieme alle società sportive, perché laddove ci sono impianti che possono essere ragionevolmente anche presi in gestione diretta da alcune società sportive che hanno le spalle sufficientemente strutturate da sole o in rete con altre società, anche facendo degli accordi evidentemente di rete garantiti dal comune, no? Anche per il rispetto degli spazi, dei tempi, delle agende, diciamo dei campi, e quindi poi dei relativi costi e oneri. Ecco, questa cosa noi dobbiamo promuoverla, perché la logica sussidiaria è proprio questa. Io prima lo dicevo, il comune da solo non riuscirà a uscire da questa situazione in cui lo sport è stato abbandonato. Oggi è veramente un ginepraio. Per uscirne dobbiamo metterci tutti insieme a remare dalla stessa parte, e il primo atto sarà proprio questo, di darci reciproca fiducia e darci la possibilità ognuno di agire laddove è più veloce e più efficiente nel farlo. Bene, Lorenzo, siamo arrivati alla fine, verso la fine, anzi proprio alla fine, l'ultima domanda di questa intervista. Tu mi hai detto che hai fatto sport, hai fatto arbitro, e so che comunque sei anche un frequentatore della piscina. Ed è proprio la piscina l'ultimo argomento abbastanza sentito, che anche questo ha creato dei dibattiti non da poco negli ultimi mesi, con i problemi che ci sono stati nello scorso inverno. È stato presentato un progetto alla fine di agosto da parte dei tecnici del comune. Come giudichi questo progetto? Secondo te è percorribile o se tu diventerai sindaco probabilmente lo metterai da parte? Per quello che ho potuto vedere non mi sembra che il progetto presentato vada nella direzione giusta. Cosa intendo? Credo che la situazione della piscina sia appunto una gravità nelle gravità dello sport legnanese, e oggi Legnano ha bisogno, in questo caso sì, di un impianto nuovo, un impianto di concezione diversa da quello che abbiamo, moderno, un impianto che permetta di salvaguardare sia le potenzialità, l'eccellenza di cui si parlava prima, dell'agonismo e del nuoto legnanese, ma anche diciamo tutta la parte più, se vogliamo, ludica, family. Io porto i miei figli, portavo prima della chiusura i figli in piscina e li riporterò, e quindi c'è anche tutta quella parte dei corsi,
diversi, e poi la parte proprio, diciamo, del wellness, del benessere. Oggi gli impianti devono andare in quest'ottica, oltre tutto il tema della salvaguardia ambientale, dell'efficienza energetica e quindi poi anche gestionale per chi deve gestire l'impianto. Tutto questo non riusciremo in ogni caso ad averlo nell'impianto di Via Gorizia se non spendendo milioni e milioni, che a quel punto sono, diciamo, la somma che potremmo investire per costruire un impianto nuovo, di nuovo in una logica di collaborazione pubblico-privato. Quindi questo è il nostro progetto finale. Mentre faremo questo, però, non possiamo permetterci la tragedia di chiudere la piscina, per cui di quel progetto io cercherò di salvaguardare tutto ciò che permetterà di, lo dico fra virgolette, mettere una pezza per transitare negli anni che serviranno, perché un progetto di una nuova piscina chiaramente non si fa in un anno o due, ci vuole almeno un mandato amministrativo, quindi almeno 5 anni ci vorranno. In questi 5 anni quello che sicuramente terrò saranno gli investimenti, vorrei tenere gli investimenti, diciamo, necessari per tenere quella che oggi è la vasca media di Via Gorizia e la vasca esterna. Molto positivo il fatto che anche a fronte un po' di movimento delle associazioni e popolare si sia deciso di investire rapidamente per la copertura della vasca olimpionica, perché la vasca olimpionica è un bene che poi potrà essere riutilizzato anche dopo, perché è qualcosa che è unico in tutta la zona. Partenariato pubblico e privato per la nuova piscina ci servirà anche per un'altra cosa, perché Viale Gorizia, io spero che una volta che lo toglieremo la piscina da lì, potrà diventare la nuova zona dove costruire una nuova cittadella dello sport e quindi andare a moltiplicare i campi e gli interventi, gli investimenti che si potranno fare, non con altre piscine evidentemente, ma con altre attrezzature sportive, impianti sportivi che comunque, come abbiamo detto fin dall'inizio di questa intervista, a Legnano mancano. Bene, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati finalmente alla fine di questa intervista. Io ti ringrazio anche a nome dei nostri lettori. Il tema dello sport è chiaramente il tema del nostro giornale, ma è anche un tema comunque che in città è sicuramente molto sentito. Come dicevamo, stiamo ormai arrivando al ballottaggio, mancano pochissimi giorni. Un saluto e un messaggio che vuoi lanciare ai nostri lettori e eventualmente elettori. Il messaggio è questo: abbiamo fatto una maratona, doveva essere uno sprint, questa campagna elettorale è stata una maratona. Ci manca l'ultimo chilometro, se l'avete corso con noi, correte con noi anche l'ultimo chilometro, e se non l'avete corso con noi, è l'ultimo chilometro quello in cui potete entrare, prendere con noi la nostra bandiera e arrivare al traguardo. Ci siamo il 4 e il 5 ottobre, se anche tu pensi che Legnano abbia tante potenzialità per ripartire, se anche tu credi che Legnano abbia tutta la forza e ha bisogno del coraggio per ripartire, per cambiare e per dare appunto uno sprint nuovo, una marcia nuova anche al mondo dello sport, allora il 4 e il 5 ottobre unisciti a noi, unisciti agli arancioni, vota Lorenzo Radice. Bene, ti ringrazio Lorenzo e ringrazio anche i nostri lettori che sono arrivati fin qua, e li invito poi a leggere sul nostro sito anche l'intervista che abbiamo fatto all'altro candidato, Carolina Toia, del centrodestra. Da Legnano è tutto, buona serata.